Siamo con Gianguido Girotti, CEO della divisione barche del gruppo Beneteau, il più grande gruppo al mondo che si dedica alla costruzione di barche. Gianguido, com'è la salute della nautica? Chiederlo a te, è obbligatorio. Possiamo dire che il post-Covid, come si dice, è stato incredibilmente positivo per tutto il mondo della nautica in generale, perché c'è stata una spinta e una evoluzione dell'approccio all'acquisto e all'utilizzo di barche, quindi sia dal punto di vista charter che dal punto di vista poi dei proprietari direttamente. Giusto per dare un numero, negli Stati Uniti il 40% dei nostri proprietari degli ultimi 18 mesi sono nuovi proprietari che arrivano per la prima volta ad acquistare una barca. Beh, questo è molto interessante. Iper importante, adesso l'obiettivo è mantenere l'interesse attivo di questi proprietari negli anni a venire. Conservarne la passione, conservarne. Ecco, quali sono le ricette per trattenere queste persone? Allora, ce ne sono varie. Bisogna creare sempre di più delle esperienze all'interno dell'ecosistema marchio, quindi i marchi devono diventare la vera famiglia e la condivisione dei valori dell'armatore deve essere all'interno degli stessi valori del marchio. Questo secondo me è sempre più importante, perché non compri più un oggetto ma compri un intero ecosistema. Il secondo elemento chiave è rendere tutta la parte di servizi molto più facile, molto più fruibile, molto più accessibile, e credo anche la digitalizzazione ci aiuterà tantissimo a interagire molto più rapidamente, servire questi clienti in maniera molto più diretta. Noi l'anno scorso avevamo lanciato la prima barca connessa, abbiamo già connesso più di 2000 barche sul mercato, quindi stiamo creando una vera e propria piattaforma che comunicherà meglio con i nostri clienti e che quindi cercherà di fidelizzarli e noi con loro capire come migliorare attraverso tutta questa tracciabilità o anche i loro bisogni e i loro utilizzi. Tu arrivi da design e hai sempre creduto nel lavoro, nel progetto. Dove stai portando il gruppo da questo punto di vista? Il vero punto, la vera svolta secondo me è continuare a credere nella creazione di valore nel prodotto. Quindi è fondamentale cercare di migliorare quella che è veramente l'esperienza a 360 gradi. Quindi lo stress che metto a tutto il mio team, ho la chance di avere un team molto molto vasto, con tanti marchi, e di dire cercate di mettervi nei panni degli armatori, dei nostri clienti, e di fare in modo che siate voi a vivere l'esperienza più amplificata possibile. Quello deve essere trasmesso, quindi dalla qualità dei prodotti, ma soprattutto anche veramente come tutta la loro esperienza deve essere fondamentalmente basata sull'ottimizzazione di quello che non ti piace e vuoi assolutamente togliere dai freni. Questo permetterà in assoluto di continuare a mantenere questi clienti nuovi e vecchi comunque attivamente coinvolti, e come diciamo sempre bisogna fare in modo che i nostri proprietari mantengano nella loro agenda il weekend in barca, perché è importantissimo continuare a restare appassionati. Sì, voi avete dedicato una serie, un marchio alla sostenibilità sostanzialmente. Sì, un po' di più che un marchio, nel senso che effettivamente abbiamo un marchio 100% dedicato alla sostenibilità, soprattutto da un punto di vista di propulsioni. Il Force 44 di Beneteau sarà la prima barca prodotta di serie con una resina al 100% riciclabile, quindi lavoriamo sia da un punto di vista, diciamo, di sustainability sulla parte compositi, quindi impatti, riduzione degli impatti di emissioni di CO2, sia l'utilizzo di fibre naturali, che comunque globalmente, per darti un'idea, a livello di gruppo, perché comunque restiamo un gruppo molto grande, abbiamo cambiato la matrice di resine e di fibre su una serie di componenti a bordo di tutte le barche del gruppo, quindi parliamo di svariate migliaia, che sono l'equivalente di 200 barche di produzione intere, con una riduzione dell'11% di CO2, che è l'equivalente di quasi 2000 macchine in meno per strada ogni anno. Quindi piano piano stiamo cercando di
accompagnare senza far pesare il costo di questa tecnologia. Io ho l'impressione che delle volte queste tecnologie siano anche relativamente facili, viene da dire, bisogna pensarci prima, no? Ci voglio, esattamente, cioè il cambio che noi abbiamo dato, se posso permettermi di dirlo, è che la transazione della sostenibilità noi la vogliamo fare, non la dobbiamo fare, e quindi, essendo un gruppo che vuole guidare un po' questa trasformazione a livello mondiale, ci attiviamo per accompagnarla in maniera creativa, e quindi non ha un vero impatto o ce l'ha molto molto più ridotto, e alla fine per il consumatore avrà un vantaggio, perché comunque penso che da 2 anni a questa parte non abbiamo mai visto così tanta richiesta da parte dei nostri armatori della vera sustainability dei loro sogni. Cioè il prodotto non deve essere solamente la realizzazione di qualcosa di eccellente, ma deve essere anche il risultato di qualcosa sul quale credono che ci sia un progetto di sustainability dietro.